Io penso che lui si sta rendendo conto che la cosa principale, importantissima, come ha detto anche giustamente Totò, è quella di individuare subito i giocatori di carattere, ma soprattutto non tanto di carattere, di personalità, perché in un momento così difficile è importante che tu metti in campo giocatori di personalità. Personalità che significa? Quando un giocatore ha personalità, non ha paura di sbagliare in campo. Osa anche le giocate che non deve osare, gioca tranquillo in campo perché si sente sicuro di sé. Quindi la cosa principale è quella, scegliere i giocatori con personalità. In base a questo, individuato gli 11 giocatori che devono giocare, poi costruisci un modulo su quegli 11 giocatori. Quindi secondo le E caratteristiche questo principali, è... il modulo non è poi la cosa principale importantissima, è importante i concetti che l'allenatore dà. Quindi, non so, i concetti sono quelli per esempio di spazio e di tempo. Il calcio è spazio e tempo. Per quanto riguarda il mestiere dell'allenatore ci vogliono tre cose: conoscere, comunicare e convincere. Se una delle tre cose non c'è, non va. Ma tecnicamente non si discute, Brugman. Cioè con i piedi fa delle cose sicuramente da Serie A. A mio parere, io ho una visione un po' particolare di Brugman, nel senso che ritengo che sia un giocatore che per ambire a giocare in Serie A dovrebbe migliorare molto sotto il profilo dell'interdizione, sotto il profilo, cioè deve essere più completo come giocatore, più continuo nel corso dei 90 minuti e più presente nella partita, nel senso che è un giocatore, che fa delle cose buone e poi però magari nella posizione dove dovrebbe stare non ci sta. Però ritieni che la posizione ideale per lui sia quello di vertice basso? In B lo può fare tranquillamente, in A con queste caratteristiche, con quello che gli manca, secondo me in questo momento, no, non lo può fare.